Amici del canale, ben ritrovati dal centro sportivo di Milanello, dove la squadra questa mattina ha svolto l'allenamento di rifinitura perché nel pomeriggio vola verso Dortmund, dove poi anche nel tardo pomeriggio, ore 19, ci sarà la conferenza stampa di mister Stefano Pioli insieme a Malik Ciao. Abbiamo visto l'allenamento al centro sportivo rossonero. Tutti presenti, insomma, coloro che sono presenti nella lista Champions. Ricordiamo che Luca Romero e Pellegrino non sono stati inseriti nella lista. Ovviamente assenti Bennacer, Loftus-Cheek, Caldara, lo stesso Kalulu, giocatori assenti e quindi non parteciperanno alla spedizione tedesca. Ed è un Milan che ha svolto l'allenamento. Alla fine di questo video vi faccio vedere anche alcune immagini del Torello, ma bisogna dire, molta tranquillità, molta serenità, fiducia nei propri mezzi. Milan che quindi arriva a questo appuntamento contro il Borussia Dortmund, con un carico di energie importanti perché il Milan ha vinto le ultime partite. Lo sapete, in campionato un Milan dopo il derby le ha vinte tutte. È un Milan che arriva bene mentalmente, forse con un po' di emergenza lì a centrocampo. E infatti, parlando di probabile formazione, possiamo dire che si va verso la conferma del trio Pobega, Musa e Reinders a centrocampo. Da capire chi sarà il regista. Nelle ultime ore sta prendendo quota sempre di più la posizione al centro della linea mediana, quindi come regista di Reinders, l'olandese Reinders, con Musa a destra, praticamente nel ruolo di Loftus-Cheek, e con Pobega a sinistra. L'unico sostituto, diciamo, in panchina è Adli, che secondo noi potrebbe entrare nel corso della ripresa del secondo tempo per alimentare un po' di energia a centrocampo. In difesa ritorna Malik Ciao, che parla tra l'altro in conferenza stampa insieme a Stefano Pioli, con Tomori, con Theo Hernandez e Calabria. In porta naturalmente c'è ovviamente lui, Mike Maignan, e lì davanti Pulisic, Giroud e Rafaleao. Pulisic, tra l'altro, che è un ex del Borussia Dortmund, ha giocato tanti anni lì in Germania, poi è stato venduto al Chelsea. Dopo 1 o 2 stagioni non positive al Chelsea, è stato acquistato dal Milan in estate e lui è già a quota 3 gol e un assist con la maglia rossonera. Aspettiamo anche che si sblocchi in Champions League dopo la prima partita finita 0-0 contro il Newcastle in Champions. Un po' un rammarico quella prima partita di Champions del Milan, perché il Milan aveva provato con 25 conclusioni a sbloccare il risultato, non ci è riuscito, è arrivato solamente un pareggio. Però ecco, vincere in casa del Borussia Dortmund, o quantomeno non perdere in casa del Borussia Dortmund, sarebbe fondamentale. Curiosità, qui da Milanello, noi che siamo a Milanello abbiamo potuto assistere ad una curiosità. Ora no, sono stati tolti, ma precedentemente qui si sentivano dei cori del famoso muro giallo, del famoso tifo del Borussia Dortmund, proprio per abituare acusticamente il giocatore del Milan e la squadra rossonera a lavorare con il rumore e il tifo del Borussia Dortmund. Quindi è giusto una curiosità che abbiamo carpito noi qui al centro sportivo di Milanello. Si sentivano fin qui che siamo alla curva del centro sportivo, ma vi assicuro che all'interno i cori erano davvero molto forti, perché comunque si sa che lì a Dortmund l'ambiente sarà bello caldo. A proposito, stasera partirò proprio per Dortmund e domani ci vedremo lì allo stadio per chi sarà in Germania. Naturalmente c'è grande emozione, grandi sensazioni, sensazioni di partite importanti. Il Milan da 3 anni è ritornato in pianta stabile in Champions, vuole fare la sua parte, vuole dire la sua anche in campo europeo. Dopo che abbiamo visto un Milan abbastanza maturo in campionato, ci aspettiamo una risposta positiva anche in Champions League.
che a Florenzo è unito.